In diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, nello spazio che la Book Sprint Edizioni dedica ai suoi autori, questa sera sono in compagnia di Vicenza Iacuzzo. Buonasera e benvenuta. Buonasera e grazie del vostro invito. Per noi è un onore ovviamente avere sempre voi autori che credete principalmente noi come casa editrice, ci date la possibilità di esternare i vostri scritti, le vostre emozioni, ciò che realizzate. Ed è il caso proprio ancora di più per quanto riguarda la tua raccolta di poesie, una raccolta di poesie intitolata Inciampo nel cuore ogni volta che torni. Ci sono poesie silenziose che rimbombano nel cuore. Sì. In verità, ciò che è particolare di questa raccolta di poesie è non sono con dei temi tutti diverse, o meglio, affrontano probabilmente, sicuramente, emozioni diverse, però incentrate sempre su un unico argomento, cioè la dedica di una donna nei confronti di un amore, nei confronti di un uomo, che non riesce a dimenticare, che non è riuscita per tempo poi a farla andare avanti, rincuorandola nel ricordo di quell'amore vissuto, però allo stesso tempo bloccandola e poi non facendole vivere casomai delle emozioni che poi successivamente, fortunatamente, è riuscita anche a vivere. Ciò che è bello è appunto un insieme di poesie dedicate sempre a una o anche due persone, che a volte si affrontano tematiche diverse. Infatti. E invece qui abbiamo, come ti ho detto prima, tanti sentimenti e tante emozioni. Ma come mai hai deciso, visto che tu hai avuto questa grande passione a 20 anni per la scrittura, un po' come accade a tutte le persone giovani, delle persone che hanno delle emozioni, dei sentimenti talmente forti, talmente che li travolgono, che hanno bisogno appunto di cacciarli fuori, di viverli. Ecco, è stato proprio questo l'inizio di... La passione per la scrittura ce l'avevo, ma ho ripreso da pochi anni perché sentivo che mi scoppiava dentro. C'era qualcosa. E che avevo assolutamente bisogno di esternare. E questo mi ha aiutato moltissimo a trasferire su carta tutto ciò che dentro bruciava, diciamo così. Esatto, bellissima questa frase. E niente, sì, il titolo fa capire che raccoglie delle poesie di qualcuno che tornando, andando e tornando, lasciava che il cuore inciampava. Inciampasse continuamente, che non si liberasse. Ma naturalmente racconta non soltanto il dolore, ma racconta anche l'amore e la passione all'interno di questa raccolta poetica. È la vita, insomma. È la vita va vissuta con passione, va vissuta con amore. Sì. E ovviamente se si vuole vivere realmente, così come prendiamo il bello c'è anche il brutto. Delle passioni, dei sentimenti che sono appunto contrastanti, ma che ti fanno sentire poi sì, effettivamente vive, ti fanno apprezzare tutto quello che poi viene sì, dopo e che ti regala. Una volta ho letto serenità da qualche parte sì, l'amore per i coraggiosi. Ed è vero. Ecco, io posso testimoniare che è vero. Assolutamente. Sono stata molto coraggiosa. Lo so, lo so. Tant'è che prima sfogliando un pochino, nel frattempo che ti aspettavo, ho sfogliato un po' le tue poesie, perché a maggior ragione quando ho la possibilità di leggerle mi piace, no? E ce n'è una in particolare che avevo visto, allora, Nel silenzio della notte. Vorrei leggerla, se ti fa piacere. Prego, okay. Sì, sì, certo. Un soffio del tuo respiro sulla mia schiena, mentre il tuo corpo mi tiene stretta a rasserenare il cuore. Soccorri i miei occhi stanchi che cercano nel buio tracce del tuo volto. Sei qui con me. Le pieghe del tempo hanno conservato la luce di un amore che non vuole morire. Sei qui. E io torno a sentire la voce del tuo mare che vuole sfociare nel mio. Nel silenzio della notte l'amore grida, ma non serve che lo soffochi. Io sento da sempre. Alle luci, alle prime luci dell'alba, riveste il tuo corpo e la tua anima e raccogli il tuo cuore fra le lenzuola e sei pronto a ritornare nel futuro,
passato e futuro, e inghiottono nella nebbia il nostro presente. Innanzitutto è bellissima, è molto passionale, si avverte molta passione nei tuoi scritti, ne ho lette tante, non le voglio leggere tutte quante, per quanto mi farebbe piacere che anche tu me ne leggessi una, però è uno spoiler che non dobbiamo fare, soprattutto per le poesie. Ma ciò che si evidenzia appunto è la grande passione che hai avuto nel descrivere un sentimento, ed è bello poi poter sentire questa, una versione femminile così forte e intensa. Sì, bello. Io da sempre le chiamo le mie emozioni, perché da sempre sono state proprio le emozioni che provavo che sentivo questa esigenza di trascrivere. Una cosa che ho capito di me è che scrivo più nel dolore che nella gioia. Infatti mi sono fermata perché sono felice, ma preferisco essere felice. Bravissimo. Che scrivere. Ma tantissimo, i grandi artisti, la maggior parte delle grandi opere, come ben sai, musicali, artistiche, teatrali, di pittura, sono sempre nate anche dai momenti estremamente difficili, no? Perché in quel momento che tu riesci a cacciare il profondo della tua anima, probabilmente era una fase di preparazione a quello che tu stai vivendo. Una lunghissima fase, però grazie a Dio i tempi sono sempre diversi per tutti, infatti. Però prima o poi arriva sempre per tutti. La natura riequilibra tutto, come dico sempre, credo che sia accaduto anche questo per sì te. Ma il percorso della vita non si sa quando cambia, ma è così. Questa però sei stata anche tu a dare la possibilità al corso di cambiarlo, perché poi non è che sì, si può, certo, ci vuole una forza interiore, coraggiosa. Ci vuole una forza interiore sicuramente, ma finché dentro di te non c'è qualcosa che dice basta, quella consapevolezza, quella cosa la porti avanti pur sapendo che non va bene. Questo è molto femminile. Un classico. Questo è molto femminile. Comunque a me è servito molto, perché è come liberarsi di qualcosa che avevi dentro e adesso non li senti più dentro. Poi una delle cose che mi dicono chi legge le mie poesie è che si rivedono, sentono come se l'avessero scritta loro. Dunque è possibile che possa portare del beneficio anche a chi legge qualcosa che ho scritto io, che ho attraversato io, perché quel libro racconta ciò che io ho vissuto, non è fantasia, insomma. Condivisione di esperienza personale. È in questo modo che tu riesci a trasmettere realmente, sì, e ad aiutare qualcuno. Forse è un po' anche la tua natura, visto anche il lavoro che fai, no? Riesci ad avere quella sensibilità? Sì, sono molto portata sicuramente per questa cosa. Quindi riesci a percepire cosa di più e a trasmettere. Sì. È questo il segreto anche. C'è chi ha la necessità di essere un po' più duro per determinate cose, che invece ha il dono di avere la sensibilità e il dono della comunicazione. Ecco, e tu sei riuscita in questo, però visto che adesso il periodo, diciamo, un po' più negativo, no? È passato, abbiamo dato sfogo a quei sentimenti, adesso giustamente dici in un periodo di felicità, ma io credo che anche a questo periodo noi possiamo attendere il secondo libro, la seconda raccolta di poesie? Beh, in realtà io ce l'ho già pronta, la raccolta. ho già immaginato anche il titolo, sì? Perché è stato spontaneo questo titolo. Quando qualcuno arriva nella tua vita come un sussurro nell'anima, non puoi fare altro che dare questo titolo. E sicuramente sarà una lunghissima raccolta anche quella, perché ne ho scritte tante. Bene, allora, ho perso cara, il conto. Cara Vincenza, noi l'attendiamo. Ti ringraziamo di essere stata qui con noi. Grazie quest'oggi. A voi. Grazie di avermi dato la possibilità di leggere una delle tue poesie. E ovviamente con te ci vediamo prestissimo, ok? Va bene. Vincenza Iacuzzo, Inciampo nel cuore ogni volta che torni.